In attesa di poter tornare sulle nostre spiagge, ecco, è necessario rimetterci in forma, ecco, perché naturalmente questo momento legato all'emergenza coronavirus è stata anche l'occasione per rilassarci un po'. Allora, vogliamo avere tutti i consigli utili su come rimetterci in forma in attesa anche di poter tornare in palestra. Le notizie che ci arrivano sono buone, ecco, sembra ormai imminente anche la riapertura delle palestre, ma di questo e d'altro parleremo sicuramente nei prossimi giorni anche con Carmine Elia che ci sta un po' tenendo aggiornati. Allora, Miriam, intanto quali sono le notizie che puoi darci? Miriam Melone, biologa nutrizionista. Allora, prima di entrare in quello che è il tuo settore, per le nostre palestre, Miriam, quali sono le notizie che ti arrivano, che ci arrivano? Allora, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per avermi invitato, Carmela. Quello che posso dire è che forse possiamo incrociare le dita e molto probabilmente le palestre potranno riaprire in settimana prossima, se non tra 2 settimane, però siamo già pronti per la riapertura. E quello che riguarda invece, per quanto riguarda il mio studio, l'Ordine Nazionale dei Biologi ci ha avvisato di evitare ancora l'apertura dello studio, eccetto per i casi gravi. In realtà ora comunque mi sto comunque formando sulle strategie di prevenzione e le misure di contenimento per il SARS-CoV-2 nel luogo di lavoro, quindi così da tutelare ovviamente tutti i miei pazienti nel miglior modo possibile. Per riaprire lo studio dovete ancora aspettare, ho capito bene, Miriam? Sì, al momento ci hanno consigliato di aspettare ancora un altro pochino e ci stanno appunto formando per le misure di prevenzione. Ecco, ma come avete lavorato in questi giorni di restrizioni? Ecco, come siete riusciti in qualche modo anche a dare un seguito alla vostra attività lavorativa? Allora, fortunatamente la tecnologia ci è stata molto di aiuto, soprattutto nel mio settore. Infatti, molti pazienti mi avevano chiesto di non abbandonarli in questo periodo particolare. Ci sono state anche delle nuove visite, delle nuove consulenze. Quindi, grazie ad una videochiamata, sono riuscita comunque a riprodurre la consulenza così come avviene nel mio studio. E devo dire che comunque ci sono stati lo stesso dei bei risultati e delle belle soddisfazioni. Allora, approfittiamo della sua presenza proprio per qualche consiglio utile, concreto. Allora, questa emergenza, lo dicevo prima, ci ha un po' fatto rilassare in tutti i sensi, ecco, stare chiusi in casa da sempre è comunque un modo, un motivo per andare oltre quelle che sono le nostre abitudini, per trasgredire anche a tavola. Allora, tra qualche giorno sarà possibile uscire, la vita pian pianino, ecco, sta tornando alla normalità e questo è un segnale che ci richiama all'attenzione. Come, ecco, rimediare agli errori se ci sono stati fatti dal punto di vista, ecco, del alimentare, se ci sono stati errori, come rimediarli? Qualche suo suggerimento, indicazione, qualche sua indicazione? Allora, facciamo un esempio di una dieta dimagrante per chi appunto vuole rimediare questo periodo. Allora, partiamo ad esempio dalla colazione. La colazione può essere una colazione dolce oppure una colazione salata. Colazione salata, quindi uova alla coque, uova strapazzate con una fetta di pane tostato e qualche gheriglio di noce. Oppure per chi predilige la colazione dolce, pane tostato, ad esempio con un buon burro d'arachidi oppure crema di mandorle accompagnate da un buon frutto di stagione. Ora, ad esempio, gli ultimi frutti di stagione ci sono gli ultimi kiwi, oppure cominciano ad esserci le fragole, le ciliegie, le nespole. Quindi possiamo optare per una di queste scelte. Grazie comunque ai carboidrati del pane, quindi alle fibre, possiamo mantenere il nostro intestino in salute. È una colazione equilibrata in quanto ci sono anche delle proteine, le proteine presenti nell'albume dell'uovo oppure dentro le creme della frutta secca.
Poi puntiamo a fare uno spuntino che è importante per non arrivare troppo affamati a pranzo. Quindi anche in questo caso si può mangiare un frutto fresco di stagione oppure della frutta secca, come ad esempio 5-6 mandorle, che sono utili soprattutto per chi soffre di acidità gastrica e inoltre sono importanti anche per mantenere in salute la nostra flora intestinale. A pranzo possiamo consumare dai 60 agli 80 grammi di pasta o riso, meglio se integrali perché sempre ricche di fibre e quindi ci aiutano a mantenere in salute il nostro intestino e possono essere condite con della verdura di stagione, quindi carciofi, asparagi oppure ad esempio con dei legumi. In questo periodo, appunto, ci sono i legumi di stagione, sono i piselli, quindi possiamo fare anche un ottimo riso con i piselli, che sono anche fonte di carboidrati, ma fonte anche di proteine. Per chi non volesse optare per i legumi a pranzo, quindi per accompagnare il primo piatto, può scegliere delle carni bianche oppure del pesce. Nello spuntino poi di metà pomeriggio, possiamo consumare ad esempio e fare insieme ai nostri bambini delle merende salutari, come ad esempio utilizzando dei datteri che sono praticamente dei dolci naturali, datteri con l'aggiunta di frutta secca e quindi con un semplice mixer si può tritare tutto e fare delle barrette, oppure si può consumare uno yogurt sempre con l'aggiunta ad esempio di frutta secca o di frutta fresca. Meglio evitare di prendere lo yogurt che è quello classico da supermercato, lo yogurt con la frutta, attenzione alle etichette perché appunto il primo ingrediente è zucchero e quindi di frutta c'è ben poco in quel tipo di yogurt. Invece poi a cena un secondo con una verdura, ad esempio del pesce azzurro, quindi le alici o condite ad esempio accompagnate con della rucola e condite con olio extravergine d'oliva e limone, oppure una semplice classica fettina di vitello di maiale accompagnata sempre da verdura di stagione. Ecco, questo è un esempio di dieta, cioè di giorno dietetico dimagrante. Parlato di carne bianca, di pesce, ma questa carne rossa la possiamo mangiare tranquillamente o ci fa male? Ecco, sfatiamo questo mito. Numerose ricerche scientifiche hanno comunque dimostrato che la carne rossa è tra le concause del tumore al colon retto. In realtà non è la carne rossa, ma è l'eccesso, cioè eccedere nell'utilizzo della carne rossa a poter causare questi tipi di patologie. Quindi è assolutamente vietato eliminare la carne rossa dalla dieta, ma bisogna non eccedere. Ad esempio, un eccesso, per fare un esempio di eccesso nel fabbisogno proteico e quindi utilizzando la carne rossa, ci sono comunque gli sportivi che hanno un fabbisogno proteico molto più alto rispetto ad una persona sedentaria o ad una persona che non pratica sport. Quindi se la persona sedentaria consuma lo stesso quantitativo di proteine e quindi di carne rossa che può consumare uno sportivo, allora è lì che si cade nell'eccesso. Altra cosa importante da sottolineare per quanto riguarda la carne rossa, c'è anche da considerare che alle carni, quindi agli insaccati, perché anche gli insaccati rientrano in questa tipologia, vengono praticamente aggiunti dei nitriti, nitrati e polifosfati che sono appunto sempre coloro che causano questi tipi di patologie, tra cui il cancro. E quindi assolutamente evitare di consumare salumi di scarsa qualità. Quindi state tranquilli, non abbiate paura di mangiare quella vostra settimana un insaccato DOP e anche una o due volte a settimana la carne rossa potete tranquillamente mangiarla. Cercate solo di non eccedere. Ecco, un altro mito, l'ananas, ci aiuta a bruciare grassi o no? Mangiamo chili di ananas, dimagriamo? Allora,
No, assolutamente è un altro mito da sfatare. Ecco, la dieta dell'ananas non funziona, non aiuta a dimagrire. Cioè, in un piano alimentare personalizzato ed equilibrato che punta al dimagrimento, se inseriamo l'ananas, comunque apportiamo dei benefici al nostro organismo. Quindi, siccome l'ananas è ricca di acqua, sicuramente ci aiuterà nell'idratazione e nell'eliminazione dei liquidi in eccesso. Inoltre, ha anche un particolare enzima, che è la bromelina, che aiuta a digerire più velocemente le proteine. Quindi, apporta questi due benefici al nostro organismo, però non ci fa dimagrire. Inoltre, quello che possiamo fare per puntare ad un dimagrimento, oltre ad una sana alimentazione, come dico sempre, bisogna anche fare tanto sport. E fare una sana alimentazione e praticare sport non è importante solo ai fini del dimagrimento, ma rientrano comunque nella medicina preventiva e quindi ci permettono di vivere più sani e più a lungo. Allora, nel caso però in questi giorni avessimo ecceduto pranzi, cene, chiusi in casa, cosa fare dopo una cena o un pranzo belli abbondanti? Allora, come possiamo rimediare? Digiunare il giorno dopo ci aiuta? Digiunare assolutamente non aiuta, così come non aiuta esagerare nei pasti anche il giorno dopo. Ecco, quello che posso consigliare è: se magari abbiamo fatto una cena abbondante, nel momento in cui ci svegliamo al mattino e non sentiamo la necessità di fare colazione, non c'è nessun tipo di problema, però negli altri pasti durante l'arco della giornata è importante consumare comunque il pranzo, la cena o qualche spuntino per evitare poi di arrivare magari a pranzo o a cena talmente tanto affamati da divorare la prima cosa che ci capita davanti. Quindi quello che posso consigliare è assolutamente non digiunare, ma puntare a fare dei piatti più leggeri, quindi magari evitando la pasta e il pane, se si sa che comunque se ne è fatto abuso la sera o il giorno prima. È troppo tardi per iniziare una sana alimentazione, questo lo vogliamo dire, ecco, non rimandiamo, però prima si Esatto. inizia meglio è, ma non è mai troppo tardi, così come anche per l'attività sportiva, non si è mai troppo giovani, troppo anziani, troppo grandi, insomma, non è mai troppo tardi, ogni momento è utile, basta essere decisi, determinati, avere i consigli naturalmente da chi può aiutarci seriamente. Non improvvisiamo, questo è importante. Sì, è molto importante. Le diete fatte da te, come dico sempre anche sulle mie pagine, non portano da nessuna parte, anzi, a volte creano degli scompensi a cui poi è difficile rimediare. Quindi fatevi aiutare dai professionisti e così riuscite comunque ad avere un'educazione alimentare, un'educazione nello sport e ad avere appunto un benessere a 360 gradi. Ecco, la metto alla prova anche oggi, come l'altra volta. Cosa mangio? Cosa mangio a pranzo oggi, Miriam Melone? La metto alla prova. Allora, farò un tortino praticamente fatto con delle patate ed aligi al forno. Quindi praticamente non rinuncio al gusto. No, non si rinuncia mai al gusto. Non abbiate paura di intraprendere un percorso dietetico perché appunto il gusto e anche l'occhio vuole la sua parte, quindi cucinare dei piatti belli e dei piatti gustosi è importante e non mancherà sicuramente. L'ultima domanda la faccio io, la pizza la possiamo mangiare, questa amata pizza? Sì, tranquilli, non è la pizza a creare dei problemi oppure la pizza sabato o la domenica, tanto oramai diciamo che i giorni sono più o meno sempre uguali, poi piano piano ritorneremo nella nostra routine, quindi la pizza del sabato sera consumatela con tranquillità, l'importante è che durante la settimana comunque, se l'obiettivo è sempre quello di dimagrire, ci sia un piano alimentare equilibrato e quindi potete
potete tranquillamente mangiare la pizza, bere la birra e concedervi anche un dolce che una volta a settimana aiuta a livello più che altro mentale. Allora, grazie. Allora, grazie alla nostra dottoressa, la disturberemo nei prossimi giorni, insomma, insieme a lei cercheremo di continuare a dare suggerimenti utili, anche perché poi quando si inizia un'attività fisica bisogna modificare anche un po' quello che è il regime alimentare, giusto? Esatto. La base è la sana alimentazione e poi appunto praticare sport. In realtà vanno sotto braccetto, quindi se ci sono tutte e due, ripeto, serve per come medicina preventiva e serve per avere un benessere sul lungo termine, non solo sul breve termine. Allora, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Grazie allora, sempre a tutti gli spettatori.